Benvenuti sul mio canale YouTube, benvenuti a questo diario di bordo sul viaggio in Italia che sto compiendo con il sorriso sulla bocca perché mi sto divertendo tanto e soprattutto sto avendo tante ma tante soddisfazioni, non solo in termini di numeri o in termini di presentazioni, ma anche in termini di affetto, perché quello che è successo ieri sera è stato che ho compiuto, dopo la mia prima presentazione ad Andrano, la presentazione più bella in questo viaggio, perché ero nel mio secondo paese, ero a Giovinazzo, qui in provincia di Bari, dove la famiglia di mia mamma ha vissuto e quindi dove tanta gente mi conosce come Daviduccio, come ancora come quel bambino di Davide che era una peste e che faceva danni dovunque, però che si faceva volere bene. E adesso a 31 anni è ritornato in questo paese per presentare il suo libro ed è stato accolto in una maniera che mi ha fatto venire le lacrime, perché tanta gente mi ha voluto bene, tanta gente mi ha abbracciato, tanta gente si ricordava ancora di me. Sono contento, sono tanto tanto contento. Devo ringraziare tanto la comunità di Giovinazzo, devo ringraziare tanto mia zia, devo ringraziare tanto la biblioteca dei ragazzi Antonio da Conto, che ieri è stata veramente gentilissima con me. La giornata è iniziata in maniera perfetta con mia zia che mi ha fatto trovare la pizzella di Giovinazzo, che non è la focaccia, quella è serie B, la pizzella di Giovinazzo, c'è solo a Giovinazzo, non c'è né a Santo Spirito, né a Palese, né a Bitonto, è di Giovinazzo. E dopodiché abbiamo pranzato le orecchiette alle cime di rapa, cioè Masterchef, erano buonissime, e orecchiette fresche, le cime di rapa bollite al momento. Piccolo appunto, mancava l'acciughina, che ci sta. Però nonostante ciò erano la fine del mondo. Ragazzi, continuo a dirlo, ma come si mangia bene qua in Puglia. Questa mattina sono ancora a Giovinazzo, pranzerò con mia zia. Questa sera mi spetterà una serata veramente carina a Barletta. Quindi alle 19 avrò una presentazione del libro presso Grow Lab, un laboratorio appartenente al circolo Arci di Barletta, e vedremo che succederà. Signora, se vuoi continuare a conoscere quello che io sto facendo, che oltre a essere il mio viaggio è il viaggio di tutti noi, perché sto percorrendo l'Italia con una biblioteca libreria ambulante per esportare cultura in tutta Italia, per promuovere il mio libro, ecco, la cosa che bisogna fare è di iscrivere al canale YouTube, quindi si chiama Davide Urso, e rimanere aggiornati su ciò che faccio, perché ogni giorno io pubblico un video e racconto quello che ho fatto il giorno prima. Signora, tu ti iscriverai al canale? Certo, certo, così si fa. Ciao, ci vediamo ciao. Domani. Buona domenica. Ciao, ciao. 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 Com'è bella la gente del sud, ospitali, gioviali, proprio di casa. Cioè neanche la conoscevo, ma che bello. Orgoglioso di essere del sud Italia.